prime per noi sono di particolare interesse perché rispondono alla richiesta dell'ispettor Gallo, che chiede con forza di diventare un soggetto autonomo più forte, cioè una rete interregionale, e vedremo poi di costituirla. Però quando si parla di rete, come vedremo, dovremo condividere alcuni punti, alcuni fondamenta, se no poi dopo andiamo un po' a navigare a vista, ed è lo scopo dell'incontro di oggi. Allora, vediamo un po', tu mi dici che funziona, vero? Sì. Ecco, ci siamo. Allora, le prime slide sono slide ripetute, no? Alcune di queste le faccio perché mi piace anche riprendere cose già dette, già viste insieme. Siamo nati nel 2003, progetto promosso dal Fondo WSR Lombardia a beneficio delle persone nuove che ogni volta incontriamo. Partiamo con l'accessibilità come punto di riferimento. Accessibilità che cos'è? Vuol dire semplicemente pensare alla comunicazione web come comunicazione inclusiva. Cioè pensare che quando noi comunichiamo, diamo servizi, diamo materiali, diamo documenti ai nostri ragazzi, alle nostre famiglie, ai cittadini, noi non dobbiamo escludere nessuno. Quindi è proprio un qualcosa di molto vicino al nostro modo di pensare la scuola. Nel 2006 Porte Aperte sul Web diventa comunità di pratica, con un'idea maturata insieme con l'allora direttore generale Mario Giacomo Dutto, e diventando comunità di pratica ne assume un po' anche un impegno, l'impegno che era poi anche già nelle carte e nei pensieri di chi aveva animato le 50 scuole iniziali del 2003. Cioè l'idea fondante è che noi mettiamo in comune le cose. La nostra scelta è questa. Per quello il discorso precedentemente fatto, via password, via aree riservate, tutte queste storie qua. No, noi già dal 2003, quando siamo nati, abbiamo sempre messo a disposizione il nostro materiale. Comunque, ovunque. E poi dal 2005-2006 questa è diventata una consapevolezza anche sostenuta dalle licenze adatte al mondo della scuola, le Creative Commons, e poi dopo sono arrivate anche i ministeri, quant'altro, no, a mettere nei bandi sempre l'esigenza del riuso. Vuol dire ciò che noi facciamo è riutilizzabile, comunque in sempre momenti, in qualsiasi momento basta attribuirlo. Vedremo che su questo però sarà necessario spendere due parole su qualche abuso. Allora, quanti siamo? Questa è la cartina che ogni tanto e ogni cadenza più o meno annuale riproponiamo. E ogni volta la cartina dell'Italia comincia a colorarsi sempre di più. È interessante dire, ma lo dico non con fare da marketing, che sono numeri sottostimati, no? Mario parlava di 1.200, però tu hai sovrastimato, Mario? 1.200 mi sembra esagerato, no, sinceramente. Sono distribuiti da me. Ok, dai, allora facciamo finta che te ne abbia messi solo 60, aggiunti 30. Dai, facciamo... Non siamo però mille due, mare, bisogna dirlo, magari lo saremo o altro. Comunque noi abbiamo sicuri questi pallini rosso che vedete, abbiamo per questo momento, come lo riprendi? Non è una percezione, è una certezza, Alberto. Io sono stato anche la scorsa settimana in Sicilia e continuavano a farmi vedere scuole con i siti di Porte Aperte sul web che non sono stati mappati, quindi ormai la realtà è invasiva, diciamo. Bene. Comunque in ogni caso sono numeri molto elevati, adesso a prescindere di quello che sono. Però rispetto a quelli mappati, guardate in un anno, scorsa giornata aperta 667, adesso 845. Grazie Caterina Toccafondi, che per noi fa questo lavoro. Di generosità per sottoporsi a questo, soltanto che ha grande passione e desiderio di lavorare insieme può farlo, e la nostra comunità è questa, nel senso che noi mettiamo a disposizione tempo e risorse, al di là di quello che uno potrebbe pensare quasi del fisicamente accettabile. Caterina lavora in ogni momento, è in pensione e continua a darci una mano, a noi e a tante scuole. Scuole Porte Aperte, quattro generali CMS usati, anche qui saremo in difetto. Con buon compleanno Drupal con il 200° sito messo qua, ma saranno di più di 200 in base a quello che dice Mario. E la dislocazione geografica. Bene, la Lombardia, che nel 2008 aveva il 95% dei siti di Porte Aperte sul web, adesso non arriva al 40%. Cosa vuol dire? Che la maggioranza delle realizzazioni di siti scolastici con i modelli Porte Aperte sul web sono fuori Lombardia, cioè
porte aperte sul web, sta coronando quello che erano uno dei suoi sogni, dei suoi scopi: allargarsi, eliminare barriere, non soltanto la fruizione, l'accessibilità, barriere geografiche, barriere progettuali. Non ci sono interessi dietro, e quindi noi andiamo volentieri insieme, andando a superare qualsiasi tipo di non abitudine al lavoro comune. E noi abbiamo delle realtà che si stanno sviluppando attorno a un'idea. Abbiamo le scuole di Viterbo, abbiamo le scuole di Prato. Prato ormai è una provincia porta aperti sul webizzata, se si può dire una parola di questo tipo, un termine così. Porta aperte dipendenti, le dipendenze non sono belle, Mario. Ecco, comunque abbiamo Prato, abbiamo Viterbo, abbiamo Rimini, abbiamo tante realtà di scuole che insieme lavorano e quindi si sviluppano indipendentemente, poi lo veniamo a sapere successivamente, ma va benissimo così. Vedete qua le regioni, no? Come si sono sviluppate da un anno a questa parte. Quali sono i nostri CMS che proponiamo? Fondamentalmente sono rimasti tre, quelli maggiormente attrattivi, no? Che hanno più di 100 realizzazioni. Sono Drupal, che io considero sempre un po' l'ammiraglia, perché Drupal è il luogo dove nascono, prima che in altri CMS, spesso delle sperimentazioni che noi, io utilizzo WordPress, che altri CMS poi vanno un po' a inseguire, e spesso si cerca anche di raggiungere, ma poi scappate più in avanti, Nadia. Siete troppo bravi, troppo veloci. Nadia Caprotti, grazie. Mario Varini, Max Berni, Pietro Cappai, autore del primo sito completamente responsive porta aperte sul web, presentato oggi pomeriggio nel workshop Drupal. Insomma, è un pacchetto scuola Sardegna, esatto, no? È un pacchetto scuola assolutamente completo, e avrete potuto modo poi di apprezzare alcune caratteristiche nel workshop pomeridiano, dove penso verrà presentato il modello Cappai e anche il lavoro che loro hanno, credo quasi ultimato, che è la novità forse di quest'anno, che è quella della gestione della modulistica completamente online. WordPress arriverà, ci lavorerà compiutamente, no? Penso Marco, Andrea e altri, in questa estate, e Joomla anche, sì, poi vedremo anche qualche parola importante su Joomla. CMS Drupal, www.scuolacooperativa.net/Drupal7, dove si trovano i drupaliani prevalentemente? Ovunque, no? Ma in particolare nella mailing list e un po' meno, no? Nel gruppo Facebook Siti Scolastici. WordPress è quello che è più popolare, ha superato già i 500 siti realizzati con il nuovo template PAS 2015, moderno, accattivante, veloce, fruibile, semplice da utilizzare, con anch'esso albo online a norma, amministrazione trasparente, presa visione circolari, e prossimamente, no, rincorriamo i drupaliani per quello che riguarda anche invece la gestione della modulistica online. Dobbiamo trovare ancora o il plugin giusto o, attraverso la generosa aiuto di Paolo Mauri e del gruppo Linux, un plugin open source, o meglio GPL, appositamente allo scopo. E grazie Marco Milesi, grazie Andrea Smith, grazie alla sterminata Pagatera, degli scambi tra le persone che usano anche questo CMS. E dove li troviamo? Un po' meno nelle list, molto invece gruppo Facebook Siti Scolastici, dove si realizza anche lì una cosa che sembra un po' strana. Un mese fa, più o meno aprile, ho partecipato a una tavola rotonda sul registro elettronico, no? Dove c'erano delle ditte che sviluppavano prodotti commerciali. E una delle ditte più eminenti su questo diceva, mentre c'era stato l'intervento della nostra ammiraglia sull'open source, chi sarà stato, Paolo, no? Che invece andava a dire: guardate che esiste anche un registro elettronico open source, si chiama Lamp School. Beh, loro dicevano: beh sì, certo, interessante, però guardiamoci un po' negli occhi.
il nostro servizio commerciale ci consente di avere poi un'assistenza. Questi volontari cosa volete che vi facciano prima che vi rispondano? Ti ricordi, parlo una cosa di questo tipo, ma in realtà forse non conoscevano la realtà di siti scolastici o della mailing list, dove noi abbiamo risposte in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e non è marketing, è realtà, perché in ogni momento, siccome la passione, l'elemento che forse congiunge tanti pensieri, tante idee, tanti modi di intendere il web in modo inclusivo, ci dà la possibilità, 4 minuti caspita, di rispondere a tutte queste esigenze con chi è disponibile. Andiamo più veloce, Joomla, battesimo oggi della nuova versione. Grazie a Antonio Totaro, grazie a la nuova comunità viva, forte di Joomla che si è ricostituita. Grande benvenuto, grande momento pomeriggio per conoscere tutte le caratteristiche di questo nuovo modello e che risponde anch'esso all'esigenza della pubblicazione a norma per il versante istituzionale. Poi abbiamo Clone 107 che scorro velocemente, giusto per ricordare Fabrizio Rota e la collega Federica Pellegrino che sviluppa il 107, e poi gli aiuti della comunità attraverso il sito, attraverso la mailing list. Nelle slide si vede l'evoluzione numerica, no? Pensate, in mailing list abbiamo 24.300 mail da quando siamo nati, siti scolastici 3.819 membri, tutte orientate, insomma, non sono curiose, meno qualcuno ci sarà come sempre nei gruppi Facebook, però molti sono in realtà vicini. E ora ecco che rubo 3 minuti, faccio, Roberto aggiungi 3 minuti, no, non è casa mia, è casa di tutti, però qui c'è una cosa che coinvolge tutti, l'idea della rete interregionale. Non l'abbiamo ancora realizzata, un po' i tempi, un po' gli oneri della vita di tutti i giorni, ma il desiderio c'è. Allora volevamo anche qua esprimere questa nostra intenzione, perché quest'estate lavoreremo su questo, in modo a settembre di poter fare una proposta sul territorio esteso, però ben fatta. Però di cosa abbiamo bisogno per partire? Di non tradire quello che è stato Porte Aperte sul web, perché se no non facciamo la rete delle scuole di Porte Aperte sul web, ne facciamo un'altra. E allora dobbiamo forse intenderci, e su questo verrà fuori poi un questionario, su quelle che potrebbero essere le linee ispiratrici. Una rete quindi, come a nostra abitudine, nata dal basso, dalle esigenze di tutti i giorni e poi condivisa, perché noi abbiamo un patrimonio enorme, 1000 scuole, è un patrimonio incredibile. Mario faceva due conti, no? Su quello che vuol dire, fate un conto, circa 300, 400, 500 euro all'anno di manutenzione di un sito dato all'esterno, moltiplicate di più, moltiplicatelo per 1000, moltiplicatelo poi per un po' di anni e vedete la cifra che viene. Allora, quali sono secondo noi i punti, no, che potrebbero essere, stiamo condividendo in uno spazio wiki? Innanzitutto quello di rafforzare il carattere pubblico, aperto, accessibile dei nostri materiali e dei nostri luoghi, dei nostri ambienti. Poi anche lì una crescita della comunità con del tempo messo a disposizione attraverso ciò di cui la scuola dispone. No, non tutte le scuole possono avere una catena toccafondi, ma hanno però comunque del personale desideroso, quello che normalmente risponde. Non dobbiamo noi andarlo a inserire dentro una struttura troppo rigida che poi diventa poi sotto la struttura, ma dobbiamo liberare risorse, quindi struttura leggera dove ciascuno trovi proprio agio per continuare a fare ciò che ha sempre fatto. Sito web come elemento centrale della comunicazione verso l'esterno. Non affidiamo il sito web a soggetti esterni, no? Adesso ci capita di avere delle proposte, ci offrono tutto insieme col sito, ma noi lo diamo gratis queste cose, casomai sono i soggetti esterni che devono adeguare la loro proposta a ciò che forniamo noi e non viceversa. Ci sono stati dei casi che noi abbiamo avuto, e qui è stato proprio richiesto di dirlo da dei colleghi, di appunto un utilizzo improprio di quelli che sono i nostri lavori, soprattutto di Drupal e soprattutto di WordPress. Beh, sappiate che Porte Aperte sul web non sta lavorando con nessuna ditta. Quando voi ricevete delle informazioni che dicono noi abbiamo condiviso questa proposta insieme con le scuole Porte Aperte sul web, perché le scuole Porte Aperte sul web sono talmente numerose che fanno gola, e sappiate che Porte Aperte sul web, che oltretutto non è una struttura, perché è molto, per dire così, frammentata nelle persone, no? L'avrà quando avrà la rete, ma al momento non ce l'ha,
né può stringere accordi con nessuno e casomai ha una sua deontologia tale che se un domani lo facesse lo dice. Quindi questo è un motivo in più per non cedere ad alcune illusioni, perché se c'è un uso distorto, come è già capitato in alcuni casi, beh, questo è grave. Io sono un po' debole forse, perché alcuni mi dicevano devi agire dal punto di vista giuridico verso queste cose. Io dico, ma insomma, questo vuol dire che non lavoriamo bene, però forse un po' disattento. Con la rete su questa cosa qua invece, Mario, dovremmo invece andare a rispettare bene quelli che sono i partecipanti. Formato aperto e pubblico, ma qui anche un'altra cosa, noi non saremo mai, almeno nella nostra intenzione, poi sarà la maggioranza che valuterà, le reti che diranno tu per avere i nostri materiali devi fare questo e quest'altro, perché i materiali ti mettiamo in area riservata. No, noi siamo molto più ambiziosi, noi abbiamo un'idea molto più elevata di servizio pubblico, per cui noi i materiali li metteremo a disposizione a tutte le scuole, indipendentemente che facciano parte della nostra rete. Questo è il nostro pensiero. E allora che vantaggio c'è a far parte di una rete di questo tipo? Beh, il vantaggio è esserci, il vantaggio lo dite voi quando venite a popolare questo incontro con questa numerosità di presenze, quando nel momento in cui attiviamo le nostre mail liste, quando trovate le nostre link, voi rispondete comunque senza andare a chiedere chi sei e chi non sei. Noi barriere non le erigiamo e quindi i nostri materiali saranno a disposizione anche delle scuole che non partecipano alla nostra rete. Questa è l'intenzione, ovviamente poi non è che insomma, si decide in 3, 4, in 5, si decide tutti insieme. Poi altre cose, già detto, li licenzieremo quindi sempre o pubblico dominio, al massimo Creative Commons con l'attribuzione, no, il BY della persona che l'ha fatto, e l'accessibilità, no, PDF immagine, sappiamo che per noi è un cavallo di battaglia, che poi inascoltato su alcune sfere, però noi lo portiamo sempre avanti. E anche poi alcuni impegni, abbiamo pensato alla riduzione del digital divide interno alle scuole, abbiamo anche dei compiti rispetto alle nostre famiglie, quindi essere portatori positivi di buone pratiche, compreso quella, diciamo, sollecitazione che abbiamo avuto più volte, che è quello di insieme lavorare alle nostre scuole per una social media policy tanto tanto preziosa in questi periodi di cyberbullismo o quant'altro. Vuol dire rispetto del diritto d'autore, utilizzo delle licenze libere e una riflessione sui limiti e potenzialità della frequentazione dei social, in modo da mantenere anche la barra sempre forte nella legalità. WhatsApp ad esempio, lo sapete che ci occorre avere 16 anni per poter essere iscritti o eventualmente avere da parte della famiglia l'autorizzazione. WhatsApp è un problema a volte, è un tema interessantissimo da svolgere, da sviluppare anche con i nostri genitori, questa enfasi a volte dei problemi, insomma ci aiuta molto a riflettere anche probabilmente sulla misura, che è una, diciamo, virtù che a volte dimentichiamo. Sotto il libero, open source, anche questi i nostri punti di riferimento. Chiudo dicendo filoni, i filoni che noi abbiamo pensato sono plurimi, segreteria digitale. E qui ovviamente noi abbiamo la scuola di Mario che può essere un riferimento importante, no? E quindi vedete, quando io dico filoni vuol dire che noi possiamo suddividere i riferimenti a seconda dei settori: la sicurezza dei siti, la diffusione culturale sotto il libro, web didattico, Drupal, Joomla, WordPress, redazione di documenti accessibili e ben informati e social media policy. Sono filoni che sono venuti in mente, la dobbiamo inventare, l'idea è sempre insieme, perché lo sappiamo che solo insieme si può. Grazie.